Eccoci al video numero 11 della serie 48 volt 6 kW. Come disse all'inizio, le serie non finiscono mai perché si sommano sempre prodotti utili e interessanti. Ora, in questa serie che riguarda l'alimentazione di tutta la casa, che cosa abbiamo aggiunto? Ebbene, da forte richiesta, ed era già in programma, ho dovuto fare ricerche per andare a trovare il prodotto giusto. E questo prodotto si chiama Dry Contact, ragazzi. Allora, io adesso vi voglio dire una cosa innanzitutto. La prima cosa che vi dico è questa. Cominciamo ad accendere lo strumento. Allora, il punto è questo, ragazzi. Quando vi dico iscrivetevi al canale, c'è una logica. Adesso non voglio insistere, ma la logica dell'iscrizione, del campanello, ve la spiego in pochi secondi. Adesso io sto facendo questa, chiamatela recensione, questa descrizione, non mi pagano per questo. Il momento in cui voi andrete a cliccare e acquistare, non ne troverete più. Ecco perché coloro che stanno vedendo il video e perché sono stati avvisati attraverso la campanella che dovete cliccare, cliccate la campanella che vi avvisa sui miei video, perché partiranno tutte le serie che descriveranno i prodotti utili per far funzionare questi impianti fantastici e potentissimi con accessori che sono essenziali. Ora, chi ha attivato la campanella, ha visto questo video per primo, è andato nel link del canale, ha cliccato e l'ha acquistato. Purtroppo, ragazzi, avete visto che quando io faccio un video i prodotti finiscono in magazzino, è finito il bestione arancione, sono finiti gli epever, sono finiti i pannelli. Cioè, ragazzi, è così, ma perché? Non perché sono bravo io, ma perché c'è poca roba in giro, è diventato difficile trovarla. E non voglio spingervi all'acquisto, quindi fatevi la vostra cultura su questo, che è un prodotto fantastico. Innanzitutto, ragazzi, qual è lo scopo di questo prodotto? Questo è il Dry Contact. Significa, io ho un impianto a 48 volt, come in questo caso, ma si può utilizzare anche per la 12 volt. Difatti qua vedete che la tensione che io ho programmato col mio alimentatore piccolo, semplice, ma preferito perché proprio veloce e dinamico, io ho programmato 14,3. Ora impostiamo questo su quello che è il nostro impianto, che sia il 12 volt o il 48. Ora, quando la batteria, cioè quando il sole, quando i pannelli e il regolatore di carica hanno buttato dentro la corrente nella batteria, la batteria arriva al suo limite. E ovviamente il regolatore di carica, per salvare la batteria, inizia a ridurre l'intensità di corrente che entra perché la sta caricando. Bene, a quel punto lì, noi invece di, tra virgolette, sprecare il sole, anche se il sole non si spreca mai perché è già gratis, e già lo dico tante volte questo, a questo punto cosa succede? Che noi imposteremo il dry contact in che modo? Se è arrivato la tensione che io voglio, che di solito è 55 volt, perché alle pever darò la carica da 56, ma quando arrivi a 55, quindi già batterie belle piene, poi ognuno gestirà le tensioni come vuole per usare meno la batteria o più la batteria. Ebbene, impostiamo ipoteticamente a 55 volt, ebbene lì il dry contact si attiva. Ho la possibilità di fare la scelta normalmente aperto o normalmente chiuso, quindi sono io a decidere se devi aprirti o chiudere. Ovviamente a 55 volte il dry contact si chiude. Chiudendo il contatto, cosa fa? Attiva la serpentina elettrica di un boiler, oppure un boiler acqua calda sanitaria ACS a pompa di calore. Ebbene, questo parte con il sole che ha già caricato le batterie e invece di non caricare più butta questo kilowatt e mezzo a secondo dell'impianto che abbiamo costruito all'interno di questo, di questa serpentina che va ad assorbire il resto della corrente. Quando la serpentina si è diciamo attivata e ha caricato l'acqua e l'acqua si è scaldata, sarà il termostato del boiler che si sgancia, quindi questo, anche se rimane in chiusura, cioè in funzionamento, cioè fa passare la corrente, ma alla fine si stacca il termostato e quindi si blocca tutto. A cosa serve quindi? Serve utilizzare la corrente ancora in maniera superiore. Quando ho caricato le batterie, e soprattutto in estate c'è ancora sole, o quando non ho consumato le batterie, quindi la carica è più veloce, ebbene l'extra corrente andiamo a gestirla con acqua calda sanitaria, oppure attiviamo la carica per l'auto elettrica, che farò vedere nei prossimi video.
Oppure andrò ad attivare una pompa di calore che scalda un locale che di solito non scaldo mai, ma adesso ho un eccesso di corrente, vado a scaldarla. Adesso vediamo. Innanzitutto, ragazzi, solite cose: iscrivetevi al video, attivate la campanella, se no vi perdete la lista e la priorità sugli acquisti. E a questo punto, 2 secondi con questa immagine iniziale e passiamo subito alla descrizione del funzionamento del Dry Contact, prodotto semplicissimo. E che io utilizzerò per... Ve lo dico dopo. Andiamo avanti, ragazzi. Buona iscrizione. Innanzitutto vediamo le funzioni, ragazzi. Come vedete qua c'è Set e qua c'è Enter. Bene, i due tastini si trovano nella parte inferiore, sono questi, Set e Enter. Ora a questo punto voi vedete la prima cosa che già dal mio punto di vista è fantastico per essere un prodotto cinese, che la tensione che misura è 14,3 ed è esattamente quella del mio alimentatore stabilizzato. E questo è molto importante per avere la corretta alimentazione, che sia un'equitensione su tutto il nostro impianto, perché sennò andremo a gestire i volti in maniera errata. Però attenzione, voglio farvi vedere una funzione molto importante, cioè la correzione che abbiamo sul voltaggio. Ipotizziamo che il nostro regolatore di carica segna 14,3 e qui segna 14,2, ebbene attraverso il set noi andiamo a questa funzione, attenzione, sto andando avanti, poi ve le spiego tutte. Questa funzione qua noi mettiamo 1, che sarebbe un decimo, a questo punto andiamo avanti e non abbiamo più il 14,3, ma abbiamo il 14,4. Vedete? Rispetto a questo che segna 14,3, ho corretto questo. Quindi, se abbiamo una discrepanza tra le tensioni motivate dalla lunghezza dei cavi, dalle distanze, da qualsiasi motivo, ebbene con questa funzione, che è molto molto interessante, ragazzi, e anche rara sugli strumentazioni, noi andiamo a correggere. Poi cosa facciamo per correggere? Abbiamo fino a 0,5, perché abbiamo 1, 2, abbiamo 3, abbiamo 4 e abbiamo 0,5 volt. Se andiamo avanti andiamo in meno 4, 3, 2, 1 e arriviamo fino allo 0. Ed è quello che interessa a noi, perché in questo caso, viste le distanze, non abbiamo tensioni diverse, abbiamo l'equitensione, cioè 14,3 in entrambi gli apparecchi. E questo è importantissimo per le nostre batterie. Tenete presente che questo ha un range di tensione molto alto, arriva a 80 volt. E questa è un'altra cosa veramente utile. Quindi, ragazzi, come funziona il dry contact? Facciamo un esperimento. Qui vedete che il LED, faccio un po' di ombra, questo LED piccolino verde, questo è un po' una carenza, potevano metterlo più luminoso. Questo comunque è acceso, significa che adesso il contatto è chiuso, cioè avendo programmato accenditi a 14, lui si è acceso. E adesso finché la batteria non scende, cioè finché non la consumiamo, faccio un po' di ombra, finché, vedete? Finché non la consumiamo, il LED ci indica che l'eccesso di corrente, cioè il sole, la produzione, sta andando verso lo scaldabagno. Ipotizziamo che a questo punto il sole cala o abbiamo consumato pian piano la batteria, scendiamo sotto i parametri prestabiliti e lui si spegnerà. Guardate qua in questo momento, io abbasso adesso la tensione, simulando quello che può essere il regolatore di carica. Allora, abbassando la tensione, lui si è sganciato, vedete? Su 12,3 non c'è più il LED acceso. A questo punto il dry contact ha staccato il boiler, cioè salva la batteria, non la fa consumare oltre la soglia che noi abbiamo prestabilito. Ipotizziamo il giorno dopo riparte il sole, carica la batteria e arriva una tensione più alta, ebbene il dry contact riparte. È partito, vedete questo LED veramente di pessimo livello luminoso, e a questo punto si è acceso e il dry contact sta funzionando. Bene, questo è un funzionamento molto semplice. In questo modo, nelle impostazioni, che cosa ho impostato io? Ve lo faccio vedere. Allora, qui c'è la tensione massima, quando devi fare on, cioè devi chiudere il circuito. Questa è la minima, quando devi sganciare. Poi l'ho già detto, ognuno poi se le combinerà come vuole. E poi guardate questa funzione. Questa è la correzione delle tensioni, se non fossero uguali. E poi c'è questa, è il delay, lo vediamo dopo, e questo è on H, sarebbe a dire quando va in salita attiva
la serpentina. Io posso modificare, posso farlo diventare L. In questo momento si è spento il LED perché questa è una funzione contraria, cioè il dry contact lo uso per un'altra funzione, cioè come carica batterie. Ovvero se ho un caricabatterie e gli ho detto a una certa tensione, tipo 13 volt, oppure nel nostro caso 52 volt, attiva il caricabatterie, quindi non più la serpentina con la H, ma il caricabatterie con la L. Bene, a 52 volt impostati, lui accenderà il caricabatterie che partirà e quando avrà portato la tensione alla massima che abbiamo stabilito, lui si staccherà. Queste sono le funzioni contrarie, quindi il cosiddetto, lo vedete anche qua nelle indicazioni, no? C'è il polo comune, poi si sceglie se normalmente chiuso o normalmente aperto. In questo modo noi scegliamo se stacca in alta tensione, cioè quando arriva una certa tensione, o se stacca a una tensione bassa. Gli facciamo fare noi la cosa che interessa. Chiaramente il dry contact per il nostro impianto sarà posizionato sulla H, cioè quando arrivi in alto, guardate il LED qua. Ebbene, lì ti devi accendere. Lì devi far passare la corrente che va a caricare, che fa far funzionare la serpentina per scaldare l'acqua. Questa è una funzione molto interessante. Ora, qui, come vi ho detto prima, possiamo anche stabilire un'altra cosa. Ve la spiego anche se non è fondamentale nel nostro caso. Questo è il delay, cioè io posso stabilire un minuto, 2 minuti, 3 minuti, che lui deve rimanere acceso. A questo punto, finito il tempo, lui si spegnerà. Però chiaramente se andiamo a utilizzarlo come nel nostro caso, io ve l'ho solo spiegato, ma non ha una funzione idonea per quello che è il dry contact per il nostro impianto. Quindi metteremo a zero. Quindi guardate ragazzi, molto facile, si va avanti col set e si stabilisce con l'enter. Quindi andiamo avanti. La H significa accenditi quando le batterie sono cariche. Le tensioni prestabilite, se scendiamo un attimo, abbiamo visto che abbiamo fatto ad esempio 14, che ne so, facciamo una cifra più logica, tipo 14 volt. A 14 volt accendi e a 13 ti spegni. Andiamo avanti con tutte le funzioni fino ad arrivare alla H. Basta, qui c'è la lettura. Facciamo un altro esperimento. Noi adesso lo vedete il LED acceso qua? Questo è acceso, eh? Ok. Allora, io adesso abbasso la tensione. E lui si è spento, vedete? Adesso rialzo la tensione. E lui si è acceso. Avete forse sentito anche il click? Bene, facciamo due considerazioni al riguardo. Ora ragazzi, dove va posizionato il dry contact? Ebbene, va sulla batteria, meglio sulle barre equipotenziali, dove lì attaccheremo tutti gli accessori che vedremo nei video successivi. È un prodotto semplice, ricordate che il modello si chiama A30 Controller. Non fate l'errore di prendere altri modelli perché non c'è solo questa scatola, ma dentro ci sono meccanismi diversi. Il A30 controller è questo che è la funzione di normalmente aperto, normalmente chiuso, possiamo settare come vogliamo. Avete visto che possiamo correggere le tensioni se non sono uguali. Possiamo dargli il delay, cioè stai acceso per X e poi spegniti. Possiamo fare il contrario perché lo possiamo utilizzare anche per caricare le batterie. Ho un trasformatore, come quelli che ho già fatto nei primi video, lo applicheremo anche lì. Insomma, i video sono tanti, ragazzi. Adesso invece scendiamo in laboratorio perché vedremo il funzionamento esattamente nell'installazione sulle batterie. Ed eccoci ragazzi, nell'installazione non ho trovato posto più bello che quello di fianco ovviamente all'SSR. L'impostazione che ho dato, ragazzi, molto semplice. Ho dato la partenza, vedete che è acceso si vede qua che è un pelino più scuro, si vede che il LED è acceso, quindi adesso in on, cioè sta funzionando il relè chiuso, quindi ha attivato la serpentina e ho impostato 55,6. Chiaramente le batterie sono cariche, sta dirigendo il sole in eccesso, invece che sganciare, lo sta dirigendo nella serpentina. E poi ho impostato 53,8
come sgancio, cioè finché il sole va via, la batteria arriva a 53, anche perché ci arriva abbastanza rapidamente quando il sole va via, eh? Non dimentichiamo che tutta la potenza è tra 52 e 53, e a questo punto qui sgancerà. Non posso farvelo vedere perché la batteria ovviamente adesso è a quello che avete visto, cioè 55,2 circa. Bene, ragazzi, questo è il funzionamento. E a questo punto, con l'eccesso di sole, quando le batterie sono cariche, farò andare per il momento la serpentina dell'acqua calda sanitaria. Bene, con relè aperto vediamo le connessioni. Praticamente, ragazzi, è molto semplice. I due esterni, cioè questo e questo, sono i positivi, cioè il positivo dell'alimentazione, e questo è l'altro positivo. Mentre in mezzo c'è il negativo. In questo modo, col positivo e negativo alimentiamo, mentre con questo, in diretta, visto che il positivo è comune, facciamo funzionare l'apparecchiatura e anche il relè. Questi sono i contatti secchi, vedete? Qua in mezzo c'è il contatto N0 e questo è normalmente aperto e normalmente chiuso, cioè scegliamo noi se collegare ad esempio una serpentina, come direttamente possiamo collegare la fase, e il neutro lo mettiamo qua dentro, poi uscirà da qua e andrà alla serpentina. In questo modo, questo è l'interruzione, questa è la serie. Quando arriverà la tensione prestabilita, questo contatto si chiude e andrà ad alimentare la resistenza. Quando la tensione scende, questo contatto si apre. Se vogliamo utilizzare questo apparecchio come caricabatterie, facciamo il contrario, cioè qua rimarrà chiuso. Significa che quando la tensione scende, questo si chiude e quindi l'alimentatore della nostra batteria andrà a dare corrente alla batteria, e una volta raggiunti i volt, cioè la tensione che noi abbiamo stabilito, questo si sgancerà. Quindi possiamo usare questo dry contact sia per, una volta caricate le batterie, alimentare una resistenza o qualsiasi altra cosa, o al contrario usare un caricabatterie per caricare le batterie, ad esempio da un generatore, una volta che queste si scaricano. Ragazzi, abbiamo visto un prodotto che costa poco, semplice, ma che cambia la vita al nostro impianto. Ci dà un automatismo in più per utilizzare al meglio l'energia gratuita che ci dà il sole. Ragazzi, un saluto, grazie di aver visto anche questo video. Iscrivetevi, attivate la campanella e al prossimo video. Ciao a tutti!